Siamo arrivati in hotel. Io ho sempre questo cacchio di riflesso sugli occhi. Adesso... sono i tuoi occhiali, non vale la pena. Adesso vi faccio il tour della stanza, che non è niente di che, però ve la faccio vedere. Allora, questo è l'ingresso. C'è un piccolo spazio per lasciare le valigie, così. Poi c'è il bagno, bella doccia grande. Mi piace molto questo lavandino così. Non è malaccio questo, vero? È un po' piccolo. Mi piace il lavandino, però è carino così. Qui c'è l'armadio. E questi sono il divano, i due letti con i due comodini, qui c'è la scrivania con il puff e la TV, e questo è dove affaccia affaccia su una bella piazzetta. E questo è il corte dove il corte in due dove affaccia. Qui sotto stanno facendo un servizio fotografico. Adesso ci sistemiamo, poi penso che andremo a fare un giretto. Sì, dobbiamo anche ritirare le tessere della metropolitana. Devo andare a Plaza Catalunya a ritirare le tessere della metropolitana. Mezz'ora di cammino, ha detto Paco. Noi abbiamo quelle conoscenze a Barcellona. Abbiamo le conoscenze a Barcellona. Vi faremo vedere cosa abbiamo mangiato a pranzo. Avete visto quella paella? Prima, l'avrete visto prima. Sì. Era molto buono, abbiamo mangiato una cosa buonissima. L'insalata quella lì con il baccalà. Come si chiamava quell'insalata? Ma non me lo ricordo assolutamente. Ma era fantastica. Se i bambini non mangiano l'insalata, sì, fategli quelle, perché c'era l'insalata riccia, quella la scarola, penso che sia. Sì, la scarola. Poi ci stava le olive, le acciughe che io non mangio, ma erano buonissime. Il baccalà, ma era morbidissimo. Penso che fosse bollito, quello secondo me era bollito e poi messo lì dentro, molto buono. E poi che ci sta? C'era una salsa particolare che abbiamo cercata su internet, si chiama tipo salsa maresco, roba del genere. Con il pomodoro, stava dicendo lei. Sì, favolosa. Molto, molto buona. Favolosa. Fatela. Si poteva mangiare anche solo quella, era proprio, sì, proprio buona. Charcuterie. Qui è dove facevano le corride. Sì, adesso non si fanno più. E c'è forse un punto panoramico sopra con l'ascensore. Boh, non lo so, dopo vediamo se salire oppure no. Ciao, sei super zoomata. Adesso andiamo a vedere le fontane. Siamo nel quartiere Montjuïc. È molto simile all'altare della Regina Vittoria davanti a Buckingham Palace. Gli somiglia. Però questo è più grande, molto più grande. È altissimo. Qui ci sono due torrioni e dietro forse le fontane, però dobbiamo andare a vedere. Oggi è domenica 23 aprile e in Catalogna è il giorno di San Jordi. Cioè il nostro San Valentino. È una sorta di San Valentino in cui i ragazzi regalano una rosa alle ragazze, le ragazze un libro ai ragazzi. E praticamente San Jordi chi è? San Giorgio. Quello che ha sconfitto il drago. Esatto, qui è molto sentita la storia, perché San Giorgio ha ammazzato il drago. La Spagna è molto... La Catalogna. Qui siamo, questa è una festa della Catalogna. Adesso andiamo laggiù, che è il Museo Nazionale d'Arte, dovrebbe essere. Non ne sono certo perché la cartina c'è la Ramona, adesso è lontana, eccola lì. E davanti c'è la Fonte Magica. Che è una fontana che in particolari giorni, in particolari orari, fanno uno spettacolo, ma probabilmente è uno di quei soliti spettacoli di fontana, il gioco d'acqua con un po' di luci, quindi non lo fanno oggi, ma non ci perdiamo niente. Bellissima ripresa con i lampioni davanti. E voilà, come nelle migliori tradizioni, è spenta completamente, cioè proprio è prosciugata. Ti dice, ma giusto un pochino d'acqua per farci. Giusto per farci andare le papere. Comunque la fontana non sembrava, ma è veramente imponente. Come sono imponenti queste torri, che sembrano queste colonne, scusami. Sembravano tanto piccole, ma alla fine. Guarda che bello.
Questo è il bellissimo museo di arte, giusto? Sì, arte di Catalogna. Arte della Catalogna. Perché dovete sapere che questi catalani si vogliono separare a tutti i costi dalla Spagna. Li odiano quegli altri. Non è che li odiano, vogliono indipendenza. Vogliono indipendenza perché li odiano. Lì è accesa la scala mobile. Anche perché tutte quelle scale... Oh, no. Come no? Nella situazione in cui ci troviamo adesso. E perché siamo arrivati fino alla Spagna? Sì, ma c'era scala mobile. Ho capito. Guarda che gabbiani giganti che ci stanno qua. Li avrò presi? Li chi avrò lo presi? Sa? Non chi lo so, forse no. Fatecelo sapere nei commenti. quindi adesso andiamo a mangiare qualcosa. Ancora non sappiamo bene dove, ma un posto lo troviamo. Perché comunque qua ci sta sicuro qualcosa di buono e appetitoso. Ovviamente vi inseriremo, vi faremo vedere la nostra cena. E Mattia vi saluta tanto. Quando rivedrà questa clip si farà quattro risate come al solito. Arriviamo fino in cima. Speriamo che non la spengono proprio mentre... Vabbè, rifai due scalini, nonna! Dove andrà quella scala? Secondo me va al castello. Ah, allora andiamo prima qua su, poi al castello. O prima al castello, poi qua su. Qua su alla fine. Diciamo che abbiamo visto. È molto bello questo palazzo comunque. Favoloso. Purtroppo il museo è chiuso adesso. Quindi... Comunque si paga. Ecco, va bene, comunque si paga, ma... È bellissimo, ragazzi, questo posto è bellissimo. Cioè, noi non ci volevamo neanche venire, cioè... Non avevamo tempo. Non avevamo tempo per venirci. Non avevamo calcolato che oggi saremmo arrivati così. Invece siamo arrivati molto prima. È la Sagrada Famiglia? Sì, quello su. È probabile. Non si vedrà niente. Avevamo calcolato di non arrivare così presto, perché siamo atterrati a Girona e tutte cose. Quella dovrebbe essere la Sagrada Famiglia, ma è lontanissima da qua. Ragazzi, queste scale sono tantissime, ma... e sono molto ripide. Oh mio Dio. Ma c'era questo tizio qui con la maglietta blu che le faceva di corsa, altro che Rocky, sulla scalinata dell'Università di Filadelfia. C'era... Come fare il crack? Sì, c'è anche la fontana. Ma che ci la fai di oggi? Che ne ho mangiato veramente tanto. Dai, Ramona, su, altre... Sono altre scale, dai. Steven Seagal! No! Volevo riprenderti! È appena arrivato un gabbiano che si è posato lì sulla fontana. Non si vede adesso, però è lì. Eh sì. È grosso come un pollo. Come un tacchino. E gli ho detto... Io ho detto a Ramona... Cagnolini! E ho detto a Ramona... Ci compriamo un seagull e lo chiamiamo Steven. E io non capivo. Poi ci sono arrivata, Steven Seagal. Steven Seagal, ragazzi! Ma non facciamo come la battuta dell'ungulato? Che non ha capisissimo. Che qua ci offendiamo. Che qua ci offendiamo, ragazzi. Qui c'è un senso of humor molto sofisticato. Dovete capirmi. Che a volte non le capiamo neanche noi. Io le capisco, le faccio io.